correndo il pericolo di vita, ma le condizioni di Lionello Manfredonia permangono gravi all'ospedale maggiore di Bologna, ove è ricoverato nella sala di terapia intensiva. Al suo fianco sono la moglie Carolina e un medico chirurgo che lo veglierà tutta la notte. Manfredonia è rimasto vittima di un infarto che ne ha arrestato il cuore per ben due volte. Al quinto minuto di gioco dell'incontro Bologna-Roma, Manfredonia è intervenuto per neutralizzare l'azione dell'amico ed ex compagno nella Lazio, Bruno Giordano. Poi, senza essere stato toccato da alcuno, si è accasciato al suolo. I compagni lo hanno soccorso e subito hanno compreso quanto grave fosse la situazione. Lionello era esanime, non respirava più e dopo essere rinvenuto per alcuni secondi era riprecipitato nell'incoscienza. Il medico della Roma, dottor Alicicco, e quello del Bologna, Gianni Nanni, gli hanno prestato i primi febbrili soccorsi. Inutile però l'ossigeno, il cuore si era fermato e già i compagni apparivano in preda alla disperazione. In soli 7 minuti però Manfredoni è stato trasportato all'ospedale maggiore, al reparto rianimazione, dove gli è stata praticata la defibrillazione. Il cuore ha ripreso a battere regolarmente, la tomografia assiale computerizzata, subito disposta dal primario professor Daniele Bracchetti, ha escluso lesioni. Permane però lo stato di shock cerebrale, per il quale l'equipe medica si è riservata la prognosi. Nella mattinata Manfredoni sarà sottoposto a nuovi esami. Accanto a lui si sono precipitati il presidente della Roma, Dino Viola, e numerosi giocatori romanisti e bolognesi. Per tutti disputare la partita dopo il malore capitato al compagno è stata una sofferenza. L'evento più drammatico è stato quando è arrivato il pronto soccorso qui in ospedale, perché in quel momento le macchine hanno dimostrato che c'era la fibrillazione ventricolare, cioè quella aritmia irreversibile che in assenza di defibrillatore si conclude. Infatti io ho detto,